sono presenti in questo teatro, che gli altri esseri umani non potranno mai vedere, né immaginare. Non ho visto, come Rutger Hauer in Blade Runner, le navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, né ho visto i raggi B balenare nel buio, vicino alle porte di Tannhäuser. Ma soprattutto, spero, che forse tutti quei momenti non andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. E dunque, ho visto timide vecchiette prendersi a sonori ceffoni per litigarsi l'ultimo piumone a novembre, quasi che prima non sapessero come coprirsi. Ho visto onesti galantuomini litigarsi degli stenti, come se non avessero mangiato mai carne prima. Ho visto una superstrada bloccata per le troppe persone che volevano andare a Nuovo Iper di Cascina. Ho visto un ipermercato a Montevarchi che era troppo piccolo, ma che incassava più di uno grande. Ho visto un ipermercato a Sesto Fiorentino, bellissimo, tutto a vetro, secondo le ultime normative ecologiche, caldo d'estate e freddo d'inverno. Ho visto gente capace di fare 100 km per andare a lavorare, per rispondere a chi gli chiedeva, perché lo fai? Oh, che cazzo ne so. E poi ho visto decine di persone che hanno pensato, come facciamo a ricordare una parte della nostra storia? Ho visto decine di donne e di uomini che si sono messi in gioco ed hanno provato a raccontare alcuni episodi che hanno vissuto. Ho visto gente che si è messa a recitare, cantare, ballare e magari anche scrivere, per mettere in piedi uno spettacolo, che ha il solo scopo di divertire e di non far dimenticare cosa è stata la loro azienda. Ma soprattutto poi ho visto persone che guardando l'orologio si sono chieste, ma questo, quanto cazzo vale? E allora basta parole, si viene in sala con me e che il divertimento sia con voi. Pochi giorni fa un nostro collega, Alessandro Dolfi, se n'è andato. 32 anni sono veramente pochi. Noi tutti insieme dedichiamo questo nostro lavoro a lui. Ciao Alessandro. Thank you.
immobile in questa posa eterna, non abbia notato nulla, che non sarei in grado di vedere niente, che non sono in grado di riconoscere quando le cose vanno per il verso giusto. La verità, cara mia, è che spesso so di avere ragione, certo non è colpa mia se gli altri hanno torto. Dai retta a me, la vita, guarda, è inutile, e questi poveri esseri umani si affannano nel bar tentativo di renderla allegra. Io ho visto, io ho
tanto di farmi il solito scherzetto. No, che scherzetto, dai. Guarda, non deve essere una persona del nostro ambiente. Sicuramente non un embolista. No, finalmente, ma te. Uno dall'altra parte, uno del Mugello, dai, uno del Mugello. Sono sufficientemente maleabile ed ingenuo da non sospettare niente. Grande, ma lo sai che mi stai quasi convincendo? La sfida si fa interessante. E che condizioni gli vogliamo? Ah, nessuna condizione? No, no, nessuna. Gli diamo i soldi e vai, libero. Di qua se la deve lavare da solo. Non voglio prendere nessun vantaggio. Per cui, gli epiloghiamo i termini della scommessa. Guarda, allora, primo, scegliamo il soggetto giusto. Poi, secondo, ma niente, gli diamo il miliardo di lire da gestire e da investire. E terzo, se non scappa subito e resiste almeno 16 anni, lo prendo io. Altrimenti è un esercizio. Mi sembrano effettivamente dei termini onesti. Ma poi, a 16 anni, che facciamo? Come facciamo? Entriamo in possesso del capitale iniziale con i dovuti interessi. Non facciamo mica della beneficenza. Dai. Allora, qui conosco che ci vuole fuori. Ma che paio mettiamo? Che scommessa facciamo? Ma se scommettiamo buon caffè, un bel buon caffè. Thank you.
ragazzi. Guarda, che non è mica vero niente di quello che dice. Di solito gli esseri umani riescono ad essere molto solidali. Certo, non tutti. Lo stesso ho visto quando qualcuno è in difficoltà, altri vanno aiutati. Sì, 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 è vero, lo aiutano. Lo aiutano ad affondare meglio. Morse tua vita mia, cara mia, la vita è così, è la realtà. Oh, guarda, inizi veramente a diventare noioso. Dai retta a me piuttosto. Guardiamo, e staremo a vedere chi di noi due avrà ragione. Abbastanza centrale, ma al tempo stesso quello più desolato. Perfettamente. Mio Dio, vuol dire che iniziamo a lavorare
ragazzi andremo avanti lo stesso. Sono convinto che i fatti ci daranno ragione. Alla fine ci andremo. Eppure, quando ho deciso di accettare la tua proposta, avevo sentito dire che saremmo partiti proprio da lì, vicino a casa mia. Allora lo vedi che anche tu ci pensi a casa tua. Vuoi fare il turno, ma poi se ne sei fatto. Proprio. Oh mio Dio, la mia casa, la mia città. Come deve essere bella in questo periodo. Firenze lo sai, non è servita a cambiarla, la cosa che ho amato di più è stata l'aria, lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni, ma gli occhi di marmo del colosso toscano guardano
dovrà contraddistinguere, quello che ci permetterà di prevalere e andare avanti, dovrà essere la possibilità. Senza tentennamento, la pura convinzione che quello che stiamo facendo è la cosa giusta. Ricorda? Insieme a voi.
sempre, in ogni lato, il lato positivo, eh? Certo non può bastare il colore del tuo vestito a spiegare ciò. Se è per questo potrei chiedere la stessa cosa anche a te. Ma invece io sono convinta che in fondo nemmeno tu credi a quello che dici. Ti sei imposto un ruolo e sei deciso a portarlo avanti recitandolo fino in fondo. Nella realtà invece, caro mio, succedono sempre un sacco di cose belle. Per esempio, guarda com'è bella quella scena là in fondo. Ah, io mi commuovo sempre quando vedo la madre che porta a spasso il proprio bambino. Sì che magari frigna e fa quelle cose consulenti e vanno di fatto. Taci per favore, fammi ascoltare. Thank you.
Thank you.
stanza, in un altro angolo. Aspetta un attimo, come dice quel proverbio degli umani? Aspetta un attimo. Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa cosa lascia, ma non sa cosa trova. Ehi, filosofo, ci manca solo che ti metti anche a piangere. Sai come saresti tu? Una statua che piange. A piangere io? Ma non farmi ridere, guarda, non farmi ridere. Io in tutti questi anni forse tu non hai ancora imparato a conoscere. Guarda, guarda piuttosto laggiù. Aspetta un attimo, guarda laggiù. Guarda, quel tipo strano. Ma cosa sta? Sta facendo? Sta parlando da solo. Oh, un altro pazzo che si aggira in questa piazza, eh? Zitto, taci, ascoltiamo. Partire o non partire? Questo è il problema. Se sia meglio accettare le lusinghe di un'ipotetica carriera o rassegnarsi ad aspettare un'occasione che potrebbe non giungere mai. Affrontare di petto i lunghi chilometri e le infinite corse. Combattere il sonno e i sogni che ti assalgono. Se sia più dolce il dormire vicino a casa o sognare lontano l'agognato ritorno. E chi vorrebbe sopportare il peso della distanza, il freddo, la nebbia, il caldo, la solitudine, quando sarebbe più semplice correre un secco rifiuto? Ah, quanto dolce potrà apparire lo scampato pericolo del colpo di sonno tra il San Donato e il Cesare. Dormire, sognare e poi l'oblio, pur di non essere costretti a prendere una simile decisione. Questa sarebbe la mia liberazione. Chi vorrebbe sudare e bestemmiare spossato sotto il peso della vita se non fosse l'angoscia per il paese o per la morte da cui mai nessuno è ritornato a confonderci il volere e a indurirci ai mali di oggi piuttosto che volare ai mali ignoti? La coscienza, così, fa tutti vivi. Così il colore della decisione è riflesso del dubbio si corrompe. E le imprese più alte, che più contano, si disviano. Perdono anche il nome dell'azione. Zitto, vedo lontano che arriva gente. La mia decisione è da prendere subito, senza indugio, e cambiare la mia vita. Il dubbio consumerà dunque la mia anima. Sarò destinato a trovare pace o essere eroso dal dubbio di aver preso la giusta decisione. Ma come sono patetici questi esseri umani! Che drammi che fanno! Ma come fai sempre tutto facile tu! Ma guarda, non sono mica decisioni che si possono prendere così a cuor leggero, sai! Scegliere una cosa o l'altra o portare a
Via, con una gamba via. Certo,
capitava che mi cambiassero di percorso anche più volte, ma non facevi in tempo a conoscere i posti, capire le abitudini, i sentieri migliori e ti arrivava al dispaccio. Nuova destinazione! Andiamo, facciamo un ultimo pezzo di strada prima che sorga la luna. Sai, non vorrei fare questi incontri. Tanto il mio cavallo conosce la strada talmente bene che può parlare a occhi chiusi. Ci vediamo.
penoso.